Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Vediamo le principali. Mariupol, raid russi su un teatro e su una piscina che era utilizzata come rifugio di civili, lo denuncia il consiglio comunale della città. Kuleba, c'erano centinaia di civili, colpito anche un ricovero per donne incinte e bambini. Navi russe bombardano Odessa dal Mar Nero. Il presidente Zelensky al congresso USA dice: viviamo l'11 settembre da 3 settimane. Putin, nessuna occupazione, vero genocidio è stato a Donbass. Presidente Biden dice: il presidente russo è un criminale di guerra. La Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU dice: la Russia sospende immediatamente l'operazione militare. Il colloquio tra il patriarca Kirill e Papa Francesco. Biden, altri 800 milioni di aiuti ai militari di Kiev, il coraggio e la forza degli ucraini ha influenzato tutto il mondo, così Biden annunciando ulteriori aiuti militari. Il mondo è unito per far pagare a Putin il maggior prezzo possibile. Stiamo piegando l'economia russa. Kiev, uccisi civili in fila per il pane a Mariupol. Come abbiamo detto, le forze russe avrebbero attaccato civili in fuga e bombardato l'edificio di un teatro d'arte drammatica nel cuore di Mariupol. La NATO, gli alleati uniti sulla no-fly zone. Putin ha sottostimato la forza dell'Ucraina, della sua popolazione e anche della NATO, ma noi non dobbiamo sottostimare la capacità militare della Russia di continuare i suoi attacchi e la guerra. Oggi il Consiglio dei Ministri, preceduto da una cabina di regia per definire la roadmap sull'emergenza Covid in vista del termine della proroga dello stato di emergenza. Dal 1 aprile ci sarà l'allentamento delle restrizioni e dell'utilizzo del Green Pass. Previsto un cronoprogramma per riaperture graduali. E per quanto riguarda il Covid, calano i casi, sono 72.568 e anche i decessi 137. Scendono anche i ricoveri e le intensive. I casi di Covid nel mondo sono 11 milioni. E chiudiamo con lo sport calcio. Champions League, ottavi di Champions, fatali per la Juve per il terzo anno consecutivo. Avanza a sorpresa il Villarreal, che passa di 3 gol all'Allianz Stadium i bianconeri. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.